Grazie, scusami. Grazie, sono molto contenta di essere qua e direi dal punto di vista organizzativo interrompetemi in qualsiasi momento, anzi non interrompetemi, intervenite in qualsiasi momento e anche chi è a casa semplicemente attivando l'audio, in modo che quello che voglio evitare che sia un discorso a senso unico, ma ho pensato di fare un intervento con una traccia attraverso delle slide per poter condurre insieme un ragionamento. Quindi io adesso cerco di condividere questo in modo che anche chi è a casa possa vedere. E poi iniziamo. E dovrebbe partire, ecco. Ecco. Perfetto. Ecco, così è più bello, no? Sì. Grazie, spero che non concili il sonno. Comunque, come appunto diceva Elena, il percorso che ho pensato un po' ha a che fare sia con i lavori che da tanti anni al Piemonte orientale abbiamo fatto e facciamo sulla questione migratoria, anche cercando di proporre lenti diverse per leggere questo fenomeno, con la consapevolezza di come invece il pensiero dominante vada in tutt'altra direzione, sia come gruppo che sta lavorando da 3 anni al confine qui della Valle di Susa sui passaggi delle persone che si muovono e vanno in che vanno in Europa, in altri luoghi d'Europa, sia con la mia ormai quasi trentennale appartenenza all'Agenzia di Democrazia Locale, un'agenzia di democrazia locale in Bosnia, nella Bosnia centrale, che mi ha fatto fare esperienza in particolare dei Balcani, ma anche su tutti i temi della cooperazione decentrata e oggi anche sui temi dell'umanitarismo. Allora, diceva Elena che vi siete occupati anche di relazioni tra umani e non umani, e insieme adesso invece vedremo relazioni specificatamente tra umani, ma la cosa interessante secondo me sarà ragionare sul fatto che sono relazioni sostanzialmente asimmetriche che hanno dietro dei frame cognitivi, dei paradigmi cognitivi che hanno poi l'effetto di produrre delle politiche come quelle che stiamo vivendo a proposito della questione migratoria. Quindi inserire la questione migratoria in questo ciclo è complesso, però io spero che anche attraverso il vostro contributo potremo tirarne fuori degli elementi rispetto alle parole fondamentali degli incontri. Ecco, una cosa che volevo sottolineare per iniziare e che forse non si muove il una cosa volevo sottolineare è che secondo me non è scontata, ma che constatiamo da molto tempo, da alcuni anni, è questa: che in Italia, quando si parla di migrazione in questi anni, si pensa ai profughi. E non era così nel passato, oggi lo è. Posso dire che nella esperienza anche didattica di insegnamento la situazione è mutata in questo senso, cioè gli studenti quando si avvicinano al tema migratorio in questi anni hanno in mente gli sbarchi. Da una parte può essere interessante come fatto, perché significa che altre migrazioni si sono normalizzate. O magari può essere invece il segnale del fatto che si pensa alla migrazione nei termini appunto della vittima che arriva dopo
dei viaggi pesantissimi e violenti, o dell'approfittatore, della minaccia per il paese. Sa di fatto che smontare un po' questa prospettiva e parlare della migrazione, ripeto, sia in termini normali e come parlarne possa influire sul modo di relazionarsi con questo fenomeno è diventato sempre più difficile negli anni, dicevo dal punto di vista didattico, ma non solo. Direi dal punto di vista mediatico, ad esempio, è difficilissimo. Eppure ci sono delle migrazioni molto importanti dal punto di vista qualitativo, non vi voglio tediare con i dati, però nel 2020 si calcolavano, stiamo parlando di migrazioni internazionali e non di quelle interne, che sono in realtà poi il fenomeno più massiccio, anche qua, quando si parla di spostamenti si pensa agli spostamenti tra paesi. Un fenomeno gigantesco è anche il fenomeno delle migrazioni interne a un paese, penso alla Cina, ma non solo. Comunque queste sono migrazioni internazionali del 2020, vedete stiamo parlando di 280 milioni di persone, dentro a questo numero ci sono anche le migrazioni di profughi e richiedenti asilo, ma il numero più alto è quello di persone che si muovono per lavorare o per riunificare la famiglia. Fatto secondo me interessante, vedete questo scarto rispetto alle destinazioni, ma non è così, potrebbe essere scontato, non è così scontato però vedere anche come paesi di destinazione, penso appunto al Nord Africa, all'Africa subsahariana, paesi che notoriamente dal punto di vista italiano sono percepiti come luoghi di uscita delle persone. In realtà sappiamo che i movimenti di persone che rientrano in modo generale nel continente africano sono soprattutto movimenti intraafricani. E già qui un po' si scompagina, no? Il senso comune, sia sui numeri, sia sul discorso di dove vanno e da dove vengono le persone. Infatti, sulle origini di queste migrazioni, vediamo che se l'Europa e il Nord America sono paesi di destinazione, sono anche il paese di origine delle migrazioni, di nuovo a confermare questi movimenti, spesso appunto in paesi limitrofi. E di tutto questo circa il 42% di questi 280 milioni sono donne. E di nuovo appunto a proposito di linguaggio, non è così diffusa l'attenzione alle specificità migratorie delle donne. Direi che c'è un po' una visione androcentrica delle migrazioni e spesso se sono richiamate in termini di vittime o custodi di tradizioni d'origine. È vero che ci sono molti studi in altra direzione, io sto parlando un po' del senso comune rispetto a questi temi. E, dicevo appunto i motivi per cui si migra, che sono importanti per poi capire che tipo di relazioni si instaurano nei paesi d'arrivo. Concentro la mia attenzione adesso sull'Europa. E qui potete vedere il permesso di residenza, la prima volta che una persona chiede un permesso di residenza in Europa e quindi ci riferiamo a persone extra Unione Europea, no? Tutte le persone che entrano nella normativa dei cosiddetti stranieri, per questa distinzione tra l'essere cittadino d'Europa o non d'Europa in Europa è fondamentale. Ecco, se vedete, la cosa interessante è che lavoro in rosso e famiglia sono stati e sono tuttora i motivi principali in Europa di ingresso. Questo calo in tutte le linee è stato legato alla pandemia,
poi si sono ripresi i movimenti. Nella voce altro ci sono i movimenti delle persone richiedenti asilo e profughe. Vedete appunto il 2016 come anno di punta di questi movimenti, fu l'anno anche poi degli accordi con la Turchia per bloccare questi movimenti, ma poi vedete che dopo il 2016 i movimenti, sto parlando della linea verde, i movimenti si sono calati per poi riprendere nel 21. Però vedete che rispetto agli altri due elementi, la riunificazione familiare e il lavoro, il tema dei profughi, dei richiedenti asilo, non è il primo motivo di ingresso in Unione Europea. In Italia la situazione è diversa e secondo me questo è particolarmente interessante. Se voi vedete, questi sono dati Istat stavolta, sui, anche qui, nuovi permessi di soggiorno. Vedete che in Italia, dopo il 2013, il motivo di ingresso per lavoro è sostanzialmente crollato. Continua a rimanere motivo principale la famiglia, studio neanche tanto, anzi direi poco, il tema dell'asilo è umanitario, anche qui a questa forte punta nel 2017, no? Una crescita, attenzione, qui i dati sono presi dal 2011, se prendessimo quelli degli anni 90 vedremmo comunque già lì una crescita con le guerre in Jugoslavia, ma comunque questa grossa crescita nel 2017 e poi un crollo. Io credo che questo grafico sia assolutamente eccentrico rispetto al senso comune, per il quale invece la maggior parte delle persone che arrivano in Italia sono dei richiedenti asilo, e quello che il discorso familiare lo possiamo spiegare col fatto che c'è una migrazione stabilizzata e quindi la stabilizzazione comporta appunto anche il ricongiungimento. Ma quello che è interessante è il tema del lavoro. Come mai questo crollo dei permessi per lavoro quando parliamo di una forte domanda di lavoro immigrato in certe nicchie lavorative? E qui secondo me c'è una questione veramente grande, cioè lo scarto fra il mercato del lavoro, la domanda di lavoro e la normativa, che infatti proprio dal 2014 ha reso molto più difficile entrare in Italia per motivi di lavoro. I famosi famigerati decreti flussi che sono una strategia burocratica che è del tutto disfunzionale, hanno avuto anche questo come effetto. Oggi in Italia è difficilissimo entrare per motivi di lavoro e molte delle persone che arrivano a Lampedusa, dai Balcani, vorrebbero lavorare in Italia. Il problema è che se dichiarano di voler lavorare, vengono escluse dal sistema della richiesta d'asilo e quindi la richiesta d'asilo diventa per molti una possibilità per stare in Italia, che è un fatto assolutamente, ripeto, disfunzionale oltre che essere tragico. Però questo tema di un mercato del lavoro che ha una domanda di lavoro e una normativa che rende difficile questo tipo di ingresso, una normativa che scoraggia, che è estremamente complicata, sono una delle contraddizioni grandi della questione migratoria, delle relazioni con le persone che si muovono. Si potrebbe dire, in realtà, è conveniente avere una manodopera irregolare
che comunque occupa certi luoghi di lavoro ed è fortemente ricattabile. Io non credo che sia solo questo il motivo, sta di fatto che le questioni giuridiche, il modo di gestire la migrazione porta in Italia a questa situazione, di questa linea rossa che è assolutamente irrealistica rispetto alla situazione. Vado ancora avanti, non ci sono questioni? Se puntiamo appunto a questo picco, che poi è disceso rapidamente, e la cosa interessante è che è proprio durante questa discesa in realtà che si è molto confermata la descrizione del fenomeno come emergenza, quando cominciava a decrescere. Comunque, se noi andiamo su questa linea qua a vedere questo, non solo il picco, ma anche le caratteristiche delle persone che si muovono per richiesta d'asilo e che tecnicamente sono definite per migrazioni forzate, anche qua le definizioni. È così semplice distinguere tra una migrazione forzata e una volontaria. Grossissima questione. Però questa è una differenza fondamentale, perché attraverso questa definizione, categorizzazione, le strade dell'ingresso e della permanenza cambiano profondamente. Quando il giovane che arriva buttato sulle spiagge, nel porto di Lampedusa, e gli viene dato da fare il famigerato C3, il modulo che deve compilare, e gli si dice: tu hai interesse e volontà di lavorare in Italia? Ormai questi ragazzi lo sanno. Ma se barra sì, immediatamente si toglie dalla grossa categoria del migrante forzato, e se ha interesse a chiedere asilo non lo potrà fare. Quindi il tema della categorizzazione, migrazione forzata, migrazione volontaria, e in questa quella per lavoro, è una distinzione giuridica fondamentale, ma in realtà le vite delle persone, le storie, le relazioni delle persone sono più complicate. Non parliamo poi della questione di chi se ne va per motivi ambientali, catastrofi, uragani, siccità, carestie, eccetera. Ecco, su questo non c'è a oggi una normativa internazionale per definire lo status di queste persone. E appunto, migrazioni, scusate, forzate. Ecco, questa è il dato del UNHCR. Due considerazioni. Guardate, nel 2021 le persone forzate ad andarsene erano 89 milioni. Un aggiornamento che è stato fatto nel 22, però attenzione, si riferisce al giugno del 22, quindi probabilmente aumenterà ulteriormente il numero, ha superato i 100 milioni di persone costrette ad andarsene dalla propria casa. Quindi tra la fine del 21 e il 22 c'è stata questa grande crescita dei movimenti forzati. E UNHCR ci dice: Ucraina, senz'altro la guerra in Ucraina, e poi i conflitti che continuano in particolare in Myanmar, in Burkina Faso. Però, oltre a questo dato che è abbastanza impressionante, cioè in questi ultimi mesi la forte crescita, vorrei notare con voi una questione, cioè la maggior parte delle persone forzate ad andarsene sono degli sfollati, cioè persone che sono costrette ad andare via ma restano nel paese di cui sono cittadini. E sappiamo chi invece se ne va e quindi tecnicamente è un profugo,
Il termine refugees qui sta a indicare non chi è rifugiato, ottenuto lo status, ma appunto il profugo. Vedete, i profughi sono in blu. Queste persone che se ne vanno dal paese di cui sono cittadini, sappiamo, non vi voglio caricare di altri grafici, sappiamo comunque che si spostano nei paesi limitrofi, soprattutto, che sono paesi spesso paesi poveri. Quindi da una parte abbiamo, guardate, il gran numero di sfollati, gente cioè che non esce dal proprio paese. E questo in particolare quando ci sono delle situazioni climatiche avverse. E poi appunto tra i profughi lo spostamento è soprattutto nei paesi più vicini. Tant'è che nel mondo i due paesi che oggi hanno in proporzione il maggior numero di profughi in rapporto agli abitanti sono l'isoletta di Aruba, che accoglie venezuelani in fuga, e il Libano. Sto parlando di proporzioni 1 a 6, 1 a 8 rispetto agli abitanti, che sono numeri enormi. In assoluto il primo paese al mondo che ospita profughi è la Turchia, con 3.800.000 presenze di profughi. Quindi di cosa stiamo parlando? Di un fenomeno molto importante e in crescita, di cui non si dice la portata degli sfollati interni, e il fatto che la maggior parte dei profughi poi si incanala nei paesi limitrofi, evidentemente con l'aspettativa poi di tornarsene a casa propria. Prego, se ci sono delle vostre osservazioni, anche da lontano. Io volevo ancora sottolineare una cosa, guardate come si riduce il numero dei richiedenti asilo, cioè di coloro che fanno domanda, fanno richiesta d'asilo. Qui erano circa 4.600.000 persone nel momento della rilevazione del dato, all'incirca si mantengono qui. Quindi come vedete, quando di fronte a un dato, io avevo sentito la presentazione di questo rapporto UNHCR quando è uscito e veniva urlato il fatto che c'erano 100 milioni di profughi. No, non sono 100 milioni di profughi, il numero è altissimo, ma se lo suddividiamo in questi termini capiamo che la realtà è più complessa e che i richiedenti asilo sono circa 4 milioni e mezzo nel mondo. In Europa sono state poi 1.400.000. Quindi c'è uno scarto tra i discorsi sull'emergenza e la realtà. La domanda che io pongo adesso, e volevo porre più avanti, però possiamo fare adesso, è utile comunque questo discorso realistico, un discorso informativo sui dati? Può incidere sulla percezione? Io ho dei dubbi. Cioè può incidere nel senso che qua questo nostro gruppo può essere interessato a ragionare su queste cose. Io non credo però che un'informazione che tra l'altro richiede tempo, attenzione, fatica, possa essere lo strumento per cambiare la narrativa su queste cose, almeno nei contesti mediatici, non lo so. Chiedo cosa ne pensate, ecco. Queste due colonne sono indicative di questo problema. Ecco. Continuo? Volevi dire qualche cosa? Sì, se questa operazione, no, di debunking rispetto al discorso delle invasioni, delle emergenze, attraverso un'informazione, se parliamo in termini didattici, di formazione, eccetera, penso che sia efficace. In termini mediatici, non lo so, non, credo siano altri meccanismi, però
lasciamola in sospeso questa questione. Se arriviamo, ci, come dire, concentriamo sull'Italia, e qua abbiamo il dato degli sbarchi dal 1 gennaio, evidentemente al 9 settembre del 22, comparati con lo stesso periodo degli altri anni. Quindi qui non abbiamo il totale del 21, ma abbiamo fino a settembre del 21, così come fino a settembre del 22. E effettivamente c'è stata una crescita degli sbarchi, in particolare c'è stato nel mese di agosto questo forte aumento degli sbarchi. E la cosa che vi voglio far notare è che si parla di migranti sbarcati. Quindi non si considerano gli ingressi in Italia via terra, delle persone che non arrivano, qui stiamo parlando di persone che entrano in modo irregolare in Italia. Ecco, il dato che viene registrato dal Ministero degli Interni è quello degli sbarchi. Poi rispetto agli ingressi via terra è molto più difficile avere le informazioni, benché la cosiddetta rotta balcanica sia stata nel passato molto importante anche in termini numerici, oggi lo è meno, in primavera scorsa lo è meno, adesso sta di nuovo aumentando, sono movimenti tra l'altro molto flessibili, certamente. Chi ci dà un'informazione su questo, ahimè, è Frontex, che registra gli ingressi irregolari e dice in modo molto preoccupato: attenzione, sono ripresi gli ingressi irregolari dai Balcani nell'Unione Europea. A maggio del 22 ci sono stati 46.000 ingressi. Attenzione, parla Frontex di ingressi, non di persone, perché in realtà una persona può passare, di solito lo fa, più volte attraverso la frontiera. Sta di fatto che Frontex dice, attraverso i suoi rilevazioni, che sono la metà di tutti gli ingressi irregolari in Unione Europea, senza conteggiare i movimenti delle persone dall'Ucraina. Quindi è una realtà significativa, ma, ripeto, i dati che noi abbiamo dal Ministero sono quelli degli sbarchi. Noi, come dicevo, Gruppo On Borders, che si occupa di studiare e anche di intervenire al confine tra la Valle di Susa appunto e la Francia, a Oulx, attraverso nostre raccolte dati, abbiamo stimato, questo grazie anche appunto all'apporto di chi ci ha fornito i dati, che nel 2021 erano passate da Oulx 10.369 persone, che è un numero significativo, passate, perché Oulx non è una meta ma un passaggio, e di cui oltre 400 minori non accompagnati. Sono delle cifre importanti di una umanità che tutto sommato però rimane nascosta, nel senso che c'è questa rete di sostegno, tra l'altro uno dei punti focali sappiamo che è il rifugio Massi, che ha una sua legittimità istituzionale, ma è una rete di sostegno che passa assolutamente sottotono rispetto all'assetto di quei paesi, che è un assetto turistico, per cui è possibile trascorrere una vacanza in quei luoghi senza assolutamente avere percezione dell'ampiezza del fenomeno, come peraltro è assolutamente possibile passare una vacanza a Lampedusa senza vedere
una delle persone che arrivano. Lampedusa credo sia l'unico posto in Italia dove non circola un migrante, perché i migranti sono chiusi negli hotspot, nell'hotspot di Lampedusa, in modo non legittimo, ma è curioso, no? Per cui ci sono le immagini degli sbarchi di un'isola assediata, in realtà quando si è nell'isola le persone che sono arrivate sono chiuse nell'hotspot e quindi del tutto invisibili. Anche qui, a proposito di relazioni umane, no? Sul visibile e l'invisibile è un'altra bella dicotomia. Ultimo tormentone quantitativo, sempre sull'Italia, poi possiamo discuterne, è questo, che spero sì, dallo schermo è bello ingrandito. Questo tema di grande attenzione sui profughi è stato determinato anche da tutto l'assetto del sistema di accoglienza che in Italia si è sviluppato negli anni. A oggi, il dato che ho trovato più recente del 31 agosto, nella cosiddetta accoglienza ci sono 98.000 persone circa, sono presenti 98.000 persone in Italia. E di nuovo però guardate lo scarto che c'è ed è rimasto costante nel tempo, forse un po' calato, ma neanche poi tanto, fra chi è dentro al sistema prefettizio dei cosiddetti CAS, quello che doveva essere un sistema straordinario che avrebbe poi dovuto confluire nel sistema invece organizzato dai comuni. Oggi si chiama SAI, si è chiamato SPRAR, si è chiamato SIPROIN, adesso SAI. Però questo doveva essere un sistema appunto per affrontare momenti di emergenza. In realtà prevale rispetto all'altro e questo è a regia e a controllo prefettizio, mentre il sistema SAI è quello che ha a che fare con l'adesione volontaria dei comuni appunto al sistema. Se ci interessa vedere in Piemonte appunto la presenza nei cosiddetti CAS ad agosto è di circa 6.100 persone, nell'ex SPRAR, oggi SAI, sistema di accoglienza e integrazione, tra l'altro sono termini sempre molto impegnativi questi che l'accoglienza dà, sono soltanto 2.080 persone, per un totale di poco più di 8.000 persone. Questi i numeri della cosiddetta accoglienza. Per finire, un dato che ci riporta al tema normativo e della costruzione anche delle illegalità. Guardate il più recente, l'aggiornamento fra 19 e 20, ma guardate il dato dei dinieghi, cioè delle domande di asilo che sono state rifiutate. Nel 19 l'81%, che è sceso al 76% nel 20. Questo significa che tra le domande che sono state esaminate, vedete comunque che il numero è basso, in tutto sono state 95.000 e nel 20 42.000, perché si era reduci, anzi si era ancora in pieno movimento pandemia Covid. Comunque il numero dei dinieghi è altissimo, il che significa che, al di là del fatto che una persona può presentare ricorso, ma comunque si tratta di un numero significativo di persone che diventano irregolari. Di nuovo per quel tema che dicevamo prima, no? Perché il canale dell'asilo evidentemente è un canale a maglie molto strette. E se non si rientra nella categorizzazione che è prevista, il diniego c'è, e soprattutto per quella che era la protezione umanitaria eliminata dal decreto Salvini, che poi si ripresenta come protezione speciale, come vedete i numeri nel 20 erano ancora molto bassi. Questo è il quadro che in realtà è estremamente approssimato e generale, ma non si possono caricare le persone
di troppi dati, per indicare innanzitutto che le persone si muovono, che non si muovono soltanto perché costrette, che fra le persone che si muovono, tra virgolette, volontariamente, prevalgono i permessi di lavoro, ma non in Italia, e che poi tra le persone costrette a muoversi, il movimento dei profughi, dei richiedenti asilo, è molto inferiore rispetto a quelli che rimangono nel paese dove vivono. In generale, fra queste persone costrette a muoversi si parla di migrazioni forzate. Adesso cominciano a essere raccolti da 3 anni anche una distinzione tra chi è forzato a muoversi per violenze, conflitti, guerre, e chi invece per catastrofi. Non hanno messo naturali, mi sembra importante non aver indicato naturali, anche se appunto è difficile anche qui una distinzione, però dicevo, in generale mi sembra bella la indicazione, no? Che la Sachsen-Assassen da alcuni anni fa, quella di perdita di habitat, per descrivere questi movimenti forzati. E in Italia questo è il quadro. Io qui, con l'aspetto diciamo quantitativo, adesso vorrei entrare un po' di più nell'interpretazione di questo e di quella che è il senso comune, il pensiero dominante, quella che invece può essere un'altra proposta di lettura, ho finito. Ci sono su questi dati delle commenti, delle osservazioni che volete fare? Allora, quello che il documento continua ad essere la Convenzione di Ginevra, direi che prima di tutto direi che è fondamentale il fatto di dire che è individuale l'aspetto dell'asilo, cioè è considerato il caso individuale. E questo non è banale perché per esempio nei respingimenti collettivi il fatto che si dica queste persone arrivano da un paese sicuro, quindi se ne vadano tutte, ecco, questo è un elemento di violazione rispetto al principio della Convenzione di Ginevra che prevede invece l'esame individuale. E poi è legato al fatto che la persona che presenta asilo abbia dei motivi fondati per ritenere che nel paese da cui proviene la sua vita e la sua situazione di libertà siano fortemente a rischio. Quindi, altro aspetto interessante, è dare degli argomenti per dire che si è a rischio, che determina da parte della Commissione la condizione di rifugiato, che è la forma di protezione più alta. Poi c'è la protezione sussidiaria, che sempre comunque rientra nella normativa internazionale, e poi questa protezione che adesso si chiama speciale, ma possiamo anche chiamarla in modo più generico protezione umanitaria, è invece un permesso che ogni Stato dà a sua discrezione. Per esempio, di fronte a situazioni in cui una persona non rientrerebbe nell'asilo perché non ha motivi specifici personali di minaccia, ma per esempio proviene da un luogo di guerre, di conflitti o di disastri naturali, che non sono un fatto esclusivamente suo personale, ma se tornasse lì comunque avrebbe dei problemi. Allora c'è la protezione umanitaria. Ricordiamoci la grossa novità con la guerra in Ucraina: l'Unione Europea ha definito in modo uniforme il permesso di protezione temporanea alle persone che provengono dall'Ucraina. Questa è una novità grossa, perché è un evento dell'Unione Europea che non si è verificato durante altri conflitti.
Tornando indietro, la prima videata che ci hai fatto vedere è relativa a un flusso di 280 milioni globali di persone che, esatto, quella ancora prima, che dice che la cui stragrande maggioranza arriva in Europa e nel Nord America. Quegli 89 milioni che poi diventano 100 e qualcosa sono compresi in questo enorme flusso? Sì, okay. Perché nei 280 milioni ci sono anche le persone che si muovono per motivi umanitari, cioè profughi. E... Sì. Ma non sono i 100 milioni, sono soltanto i profughi. Gli sfollati interni non sono conteggiati, perché queste sono migrazioni internazionali. Okay. Quindi se noi andiamo a vedere quest'altra, non dobbiamo mettere lì dentro 89 milioni, ma dobbiamo mettere soltanto, tra virgolette, queste fasce. La parte azzurra, verde. No, perché questi sono sfollati interni, quindi arriviamo a circa 30 milioni di persone che sono profughi, richiedenti asilo, persone, attenzione, qui ci sono i palestinesi che sono dentro a un mandato particolare dell'ONU, che continuano a essere profughi. E poi di nuovo la cosa molto particolare dei venezuelani, è stata inventata questa formula, tra l'altro anche il lessico, no? Deve diventare creativo, perché per i venezuelani, a seconda di dove vanno, ci sono situazioni giuridiche diverse. Ecco, questi qua, queste persone qua, non rientrano nelle migrazioni internazionali. E invece tu hai detto che lo Stato, la nazione che accoglie più profughi, come li intendiamo noi, i migranti, quelli che creano notizia, è la Turchia, giusto? Di cui non si sa nulla, cioè ci sono ispezioni internazionali come è stato tentato di fare in Libia, ma anche lì con credo pochissimi risultati, e in Turchia si è andati a vedere che cosa succede in questi, chissà se sono degli hotspot o sono decisamente semplicemente dei campi di concentramento. C'è qualche notizia? Sì, ci sono le notizie. I soggetti che fanno questo genere di indagine, la cosa interessante, spesso sono soggetti non istituzionali. Questa è una questione anche per la rotta balcanica, respingimenti, eccetera. Anzi, la richiesta di creazione di commissione è faticosissima. Per la Turchia sì, la Turchia ha scelto la strada della, potremmo dire, segregazione lavorativa. Molti di questi profughi lavorano nelle città, e soprattutto le condizioni sono tali per cui la Turchia si è trovata ad avere molto denaro per contenere questi movimenti. Però, di nuovo, non è sufficiente perché il movimento è grosso. C'è da dire che rispetto ad alcune provenienze, il governo turco, sono usciti delle indagini recentemente, vede con un certo interesse queste presenze in quanto lavoratori, perché i lavoratori a condizioni spesso molto, molto precarie, anzi direi durissime. Però l'aspetto interessante è che c'è questa tendenza a essere interessati a movimenti di profughi che poi diventano lavoratori. Le condizioni, in particolare Istanbul, sono comunque durissime, perché ho visto un'alzata di mano e arrivo subito, non fosse altro che per il numero, che è spesso trascurato perché è altissimo. D'altra parte, le persone che dalla Turchia si muovono verso la Grecia, sappiamo che hanno, che subiscono questi respingimenti forzati e violenti. La Grecia è Unione Europea, e quindi la Turchia ha buon gioco a usare questo come arma mobile
a seconda delle condizioni. Ma è interessante che negli ultimi mesi sia la Turchia a denunciare i soprusi greci che di fatto ci sono. E aveva alzato la mano e prego, però non ho visto. Ah sì, Roberto Patrignani, se prego. No, sono Norberto. Ah sì, scusa. Grazie per la interessantissima introduzione. Volevo chiedere una cosa. Sulla scala temporale, no? Parliamo solo di anni recenti, ma c'è un'idea, diciamo, degli anni 80, 90, prima dell'anno 2000, ecco, queste curve, che io vedo una fotografia 280.000 anno 2020, no? Ma qual è stata l'evoluzione precedente? Ecco, potrebbe essere interessante avere un quadro storico un po' più ampio, ecco, sulla scala temporale, se possibile. Sì, sì, certo, grazie. Ah, voi non l'avete sentita? No. Ah, no, che strano. No, chiedeva Norberto se poteva avere altre informazioni di tipo diacronico sulla scala temporale, perché 280 milioni è lo stock del 2020, ma che cosa succedeva prima? Sì. Questo è un fatto veramente importante. Posso dare un'informazione molto sintetica, che 280.000 è quattro volte tanto rispetto agli anni 60. E rispetto ai dati dei profughi, appunto il fenomeno è in crescita, però ne avevo accennato. Ecco, ne avevo accennato prima e grazie Norberto di averlo sottolineato. Avevo detto prima, qui sì, però attenzione, questo grafico Istat parte dal 2011. Se noi tornassimo indietro, vedremmo dei picchi di ingressi per motivi umanitari negli anni 90. Quindi non è qualche cosa di nuovo in Italia questo movimento migratorio di profughi. E vedremmo come il mercato del lavoro, appunto, dagli anni 80, il permesso di lavoro, scusate, il permesso di soggiorno per lavoro, sia andato crescendo fino a questo picco. Tenete presente che uno dei motivi per cui in certi anni si trovano dei picchi, se noi tornassimo indietro avremmo un picco nel 2002 per motivi di lavoro, perché? Non perché erano entrate in particolare il numero di persone, ma perché c'è stata la regolarizzazione. Quindi anche qua, nei movimenti migratori per quanto riguarda gli ingressi per lavoro, le regolarizzazioni, che sono una costante, una specificità della normativa italiana, tra l'altro regolarizzazioni non ad personam, no? Ma in certi periodi di tempo, determinano poi l'andamento dei flussi. Ecco. Quindi in Italia la crescita del fenomeno migratorio comincia dagli anni 90, da 1 milione di persone a 5,3 milioni, stiamo parlando di persone regolarmente presenti, e il movimento migratorio in generale nel mondo, ripeto, oggi è quattro volte tanto all'incirca rispetto agli anni 60, anche perché devo dire che non è facile raccogliere questi dati, perché poi subentra l'altra questione di chi è diventato cittadino e quindi non rientra più nel conteggio delle persone che si trovano come immigrati in un paese. Ma i paesi hanno norme della cittadinanza diversa, quindi in certi paesi si può diventare cittadini molto prima, ma questo non significa che certi effetti del migrare non rimangano. Quindi sono dati, come dire, di orientamento, ecco. Grazie. No, grazie a te. Avere qualche dato invece in relazione alle ondate migratorie di inizio rispetto al nostro, in questo caso rispetto al 2013, gli italiani in America, cose di tutto. Ah, scusa, sì.
Sì, non li ho qua. Posso però procurarveli. Sì, sono dati questi assolutamente formidabili, però con una grossa differenza rispetto a oggi, che tu hai parlato migrazioni in America, Sud e Nord America, che erano delle migrazioni per lavoro. E quindi il tema del richiedente asilo profugo non entrava in questa dinamica qua. Posso consigliare un piccolo librino che trovo estremamente, che ho trovato estremamente chiaro e che problematizza i dati, che è Storia delle migrazioni italiane di Colucci. È un piccolo libro uscito da Carocci, si occupa della questione, mi sembra, fino al 19-20, non è aggiornatissimo, ma queste dinamiche dei movimenti migratori italiani, delle migrazioni interne, fondamentale, e poi come cambia, o anche quali sono delle costanti delle politiche, lì lo trovi. Ma d'altra parte, oltre all'inizio secolo, i più grossi movimenti migratori in Europa sono stati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di qualcosa come 40 milioni di persone che si sono spostate. Una questione, secondo me, fondamentale e adesso vorrei arrivarci, è che tendenzialmente si pensa alla migrazione come qualcosa di eccezionale rispetto a qualcos'altro, lo spostarsi come qualcosa che non è nella norma dell'essere umano, visto specialmente in termini di sedentarietà, per cui chi si sposta è un'eccezione, con tutto quello che comporta a livello relazionale, anche di discorsi su questa eccezionalità. Infatti, però vi prego, in qualsiasi momento, anche ora, ecco, direi che su questo siamo d'accordo, mi sembrano anche un po' banali queste considerazioni, no? Ma tu sai quante sono le persone presenti, straniere, in Italia? Quante sono le persone sbarcate l'anno scorso? Una risposta che spesso si sente dice no, ma sono comunque troppi, no? Oppure la totale mancanza di, ordini di grandezza sui numeri, per cui diventano milioni improvvisamente le persone che si trovano in Italia come richiedenti asilo. C'è quest'altro tema, questo secondo me ve lo propongo come il fatto che si oscilla fra queste due polarità di solidarietà e criminalizzazione. Io non credo che tutto il fenomeno migratorio debba essere una questione di solidarietà fra chi è buono e accoglie e chi è cattivo, estremizzo il mio discorso, e quindi vede chi arriva in Italia come un criminale approfittatore. Non è detto che chi migra abbia bisogno di solidarietà. Chi migra ha bisogno di arrivare in un luogo con una normativa chiara, dove i margini di discrezionalità possibilmente siano ridotti al minimo o non esistano, dove il sistema delle disuguaglianze non sia tale da provocare delle situazioni sociali pesantissime. Io questo però non penso sia solidarietà verso una vittima, no? Il tema del migrante come attore sociale direi che è trascurato. Anche da chi si impegna, legislatori, decisori, operatori, eccetera, nella questione famigerata della integrazione. La solidarietà è assolutamente importante,
ma non esaurisce la relazione di un paese, di una società con le persone che si spostano. Altro tema emotivo fortissimo, gli scafisti. Prego. C'è l'articolo 2 della Costituzione che però parla di, del tema della, della solidarietà, del, dell'accoglienza delle persone, quindi sono d'accordo sul, sul principio generale che hai introdotto, cioè non è quella la base su cui si deve, ci si deve muovere, però è un elemento che non va trascurato, no? Cioè che tipo di società noi creiamo, perché tu hai subito prima hai detto che hai parlato di discrezionalità delle, ecco, allora questa della discrezionalità è una tipica situazione in cui le procedure negano le leggi che dovrebbero mettere in atto, è una delle modalità attraverso cui i nostri sistemi affermano un diritto per, non, per poi non riconoscerlo nella, nella parte procedurale. E questo, per esempio, è qualcosa su cui dobbiamo appunto, come posso dire, fare chiarezza, perché partiamo dai migranti, ed è vero che questo, però se poi questa diventa la procedura tipica, anche per arrivare ad altre forme di sussidio, che non riguardano necessariamente soltanto chi è arrivato in Italia, ma riguardano, che ne so, ti faccio un esempio tipico che ci riguarda, che è quello della valutazione di impatto ambientale o sanitario, che prevede la partecipazione della, della comunità e poi non spiega come deve essere fatta. E in Valle di Susa, scusatemi se lo dico, cioè l'unico rappresentante di 100.000 persone e di 29 comuni ce l'avete davanti a voi. Uno. Ecco, cioè è chiaro che questo tipo di procedura nega ciò che la legge invece afferma, cioè il diritto alla partecipazione. Scusa l'inciso, ma volevo generalizzare sui problemi generali. No, ma anzi, fondamentale. Sono assolutamente d'accordo con te. Il fatto è però che il problema che hai posto, e questo discorso della solidarietà è micidiale, della discrezionalità, scusami, è micidiale, io non credo abbia a che fare con la solidarietà che spesso è praticata nei confronti del richiedente asilo come vittima bisognosa di un intervento spesso extra istituzionale. Il problema è che il richiedente asilo ha percorso, ha dei diritti e talvolta rispetto a questi diritti che ha, ma non solo il richiedente asilo, anche qualsiasi abitante di un paese, si supplisce con una solidarietà più o meno organizzata e questo, a mio avviso, contribuisce alla disuguaglianza, perché poi vorrei andare a finire lì nel ragionamento. Dal punto di vista emotivo, questa polarizzazione tra appunto la solidarietà e la criminalizzazione sono fortissimi. Gli scafisti sono diventati il soggetto fondamentale del racconto, per cui se le persone muoiono in mare la responsabilità è degli scafisti, che comunque esistono, certo, ma non in questi termini. Il tema dell'emergenza, lo sappiamo benissimo, il tema della concorrenza sul lavoro, quando ormai sono 50 anni che si sa che i flussi migratori non rubano il lavoro agli italiani, che il mercato del lavoro, ma non sto dicendo sia una buona cosa, ma il mercato del lavoro è segmentato. Altro discorso emotivo, la fuga degli italiani all'estero, quando poi guardando i dati si vede che tra questi italiani che fuggono ci sono anche molti pensionati, e ci sono molti giovani di origine immigrata che hanno ottenuto la cittadinanza e se ne vanno, che questo è indicativo. I costi dell'immigrazione, c'è questo grosso tema, direi che il tema della concorrenza del lavoro è oggi meno di moda dal punto di vista emotivo, è più di moda il tema dei costi del welfare che comporta l'immigrazione, in particolare il richiedente asilo. Il fatto è che questi discorsi emotivi distraggono
da altri elementi e tendono ad essere, ecco, discorsi fondamentalmente binari nella prospettiva degli stati nazionali. Noi, loro, i cittadini di un paese e gli immigrati, dove noi loro può essere nemico, amico, può essere maggioranza, minoranza, anche qui intese in termini naturalistici, come se maggioranza e minoranza fossero qualcosa di naturale e non delle costruzioni storiche e politiche. Ma il discorso binario è pericolosissimo. E anche noi e l'altro. Attenzione però, su questo permettetemi questa piccola provocazione. Anche nel lessico di chi si muove in una prospettiva assolutamente accogliente e solidale, nel senso alto costituzionale che hai indicato tu, spesso questo discorso del rispetto della cultura altra, rispetto dell'altro, è presente. Io penso che linguisticamente questo sia rischioso, perché pone appunto il discorso binario. Chi si muove è altro, pur riconoscendo poi l'alterità, la legittimità, il valore e l'esigenza di rispetto di questa alterità. Ma il diritto alla indifferenza, che in termini per esempio di accesso ai servizi può essere molto utile, è assolutamente trascurato. E qui arrivo al discorso. Ciò che è ordinario è il nascere e stare in un posto. Ciò che è eccezionale è il muoversi e lo spostarsi. E questo è valso e vale anche per le migrazioni interne. Chi di noi si è mosso in Italia ha fatto delle esperienze migratorie che adesso cercherò di sintetizzare analoghe a chi arriva da un altro paese, certo con delle situazioni più semplificate dal punto di vista normativo e linguistico. Però questa idea che il movimento sia un'eccezione influisce, secondo me, sul modo in cui poi si affrontano le questioni. E devo dire, i servizi sono basati sulla sedentarietà. Faccio un esempio molto recente come problema, no, non recente, che comincia a emergere come problema anche piemontese. La questione abitativa di coloro che escono dal sistema di accoglienza. Quindi qui stiamo parlando dei richiedenti asilo che hanno ottenuto lo status o non l'hanno ottenuto, comunque che hanno trascorso del tempo della loro vita o in un caso o in uno SPRAR, sai, e che poi escono. Queste persone hanno problemi giganteschi a trovare un lavoro. Sappiamo quelli che vanno a lavorare in agricoltura in quali situazioni si trovano, e sappiamo tutti i problemi di aree come il Saluzzese, dei tentativi assolutamente molto impegnati e anche efficaci in certi casi di trovare una soluzione. Ma se andiamo a guardare la questione, il fatto è che tutto il sistema della casa, dell'affitto, dei contratti, eccetera, è pensato sulla base di persone che comunque si fermano, restano. E invece la persona che è itinerante, come è costretto a fare chi lavora in questi settori, si trova con delle difficoltà enormi a trovare un'abitazione. Il problema di Rosarno e degli altri campi vergognosi che ci sono in Italia non è soltanto determinato dalla cattiveria dei caporali che sfruttano. Benissimo, la legge sul caporalato è importante, ma di nuovo ritorna il tema: normativa sulla migrazione, normativa sul reclutamento del lavoratore dei braccianti, normativa rispetto all'abitazione dei braccianti, a cura di chi è, chi ne è responsabile, chi lo organizza. E quindi il tema del servizio basato sulla sedentarietà, penso anche a quello sanitario, non è del tutto
cioè è un fatto importante che in qualche modo determina un po' il frame, no? Il paradigma, ho richiamato questo vecchio, questo concetto cruciale di Goffman, ecco, per comprendere un fatto sociale usiamo certi frame. Quello della sedentarietà e del discorso binario, noi loro su base di stati nazionali, direi che è un frame molto, molto diffuso, con delle conseguenze nelle relazioni tra gli umani sedentari in movimento, cittadini e non cittadini, immigrati e non, direi molto importanti. Vorrei proporre come frame che abbiamo ritrovato, che si ritrova come pensiero dominante riguardo alla questione migratoria, questa considerazione di ricerca. Cioè il fatto, possiamo dire che oggi uno delle schemi interpretativi, noi in alcuni lavori che abbiamo fatto li abbiamo chiamati lenti per leggere e intervenire sul fenomeno migratorio, è questo del nazionalculturalismo. Un punto di vista spesso implicito, ma che è assolutamente diffuso anche tra ricercatori, ma anche tra operatori, insegnanti, decisori, insomma, è veramente un pensiero dominante che dà per scontato questi elementi che io vi propongo, cioè che esistano popoli intesi in questi termini e quindi chi si muove e entra nel contesto di un popolo diventa una minoranza. E allora come comportarsi con questa minoranza? Minoranze definite appunto secondo linea etnonazionale, i marocchini, le donne rumene, gli albanesi, e di nuovo il lessico che ricorre, la comunità albanese, come se fosse un tutto coeso accanto al tutto coeso italiano, no? Isole che fanno fatica a incontrarsi, tanto che poi le cosiddette seconde generazioni, lo conosciamo tutte, no? Certe formule vengono rappresentate come ponti tra due culture, sospesi tra due culture, no? Provenienti da un'isola compatta che però vanno a finire, per questioni eccezionali, dentro quell'altra isola compatta che è la società, in questo caso italiana. Brubaker, con questo suo concetto di gruppismo, inteso appunto come un criterio dato per scontato per leggere i fenomeni e soprattutto per stabilire i confini, noi loro, è estremamente utilizzato e diffuso nella scuola, tra gli operatori e nei lavori talvolta anche di ricerca. Ecco, vi faccio degli esempi. Le prime tre domande sono delle domande presenti in un questionario che è stato redatto da una importante ricerca italiana sulle seconde generazioni. Gli altri affermazioni sono tratte da importanti progetti di accoglienza realizzati negli anni più recenti qua in Piemonte, progetti di accoglienza di varie realtà associative, istituzionali e non, dipende. Ecco, sono degli stralci, degli slogan estratti ovviamente, ma ragioniamo su queste prime domande. A parte il fatto che se a una persona si pone una domanda di questo tipo, tende a rispondere dentro al quadro mentale da cui parte la domanda. È improbabile che un ragazzo o una ragazza dice: ma in realtà non è una questione di sentirsi italiano o non.
è improbabile perché risponde secondo le aspettative che comprende del ricercatore. Ma la cosa interessante è che avere posto queste domande significa avere adottato quel paradigma interpretativo di cui abbiamo detto prima, per cui è dato per scontato che esista una vostra tradizione, vostra su base nazionale, e attenzione, dico nazionale, ma per certe provenienze è una base etnica, perché poi il termine etnico usato in senso inferiorizzante per certe provenienze è molto diffuso. Non si parla di gruppo etnico se si parla degli americani a Torino, però si parla di comunità etnica, magari dei marocchini. Quindi le vostre tradizioni, del vostro gruppo etnico, tante culture diverse nel quartiere, è dato per scontato che ci sia cultura italiana, marocchina, rumena, africana. Si dà per scontato questo, ripeto, questa isola, questa bolla unitaria che perde un sacco di altri elementi. Cerco di essere ancora più chiara. Se le domande a questi giovani sono impostate diversamente, del tipo: ma nella tua classe che succede? Siete divisi in gruppi? E chi siete? Fra chi? Viene fuori tutta una serie di elementi in cui magari c'è anche il criterio nazionale, ma ci sono anche tutti elementi culturali, per esempio delle culture giovanili. Tra chi studia e non studia, tra chi spaccia e non spaccia, tra chi consuma o non consuma certe sostanze, tra chi è figo e chi è sfigato. Tutto ciò ha a che fare appunto con delle differenziazioni di tipo giovanile. Poi ci sarà anche il discorso nazionale, ma di nuovo abbiamo constatato con delle differenze interne. Io vengo dalla città però, non sono come quei grezzi che arrivano da un po' di tempo a Torino dai paesi. La mia famiglia viene da una città, noi non siamo come loro. Questa distinzione città-campagna introduce evidentemente delle differenze molto importanti che il discorso nazional-culturale invece totalmente abbatte, semplificando. E così anche, come vedete, per questi progetti. Notate anche, ahimè, la parola che ricorre molto, della tolleranza. Parola insidiosissima, la tolleranza. Tollerare qualcuno non è proprio la stessa cosa che dare per scontato l'uguaglianza di diritti. La tolleranza, già Goethe lo diceva, è qualcosa a tempo. E rischia di essere quasi un insulto se io dico che ti tollero. La simmetria è evidente nell'uso del termine, che però di nuovo è diffusissimo. Il tema dell'incontro culturale, delle culture differenti. Allora, attenzione, non voglio essere fraintesa, non è che gli elementi culturali non esistano e non siano importanti, assolutamente sì, ma primo non sono su base nazionale, sono molto diversificati, cambiano nel tempo, e rispetto alla questione migratoria parlare solo, come spesso succede, di questioni culturali distrae da altri elementi fondamentali che, se trascurati, determinano forti disuguaglianze. E infatti appunto vorrei arrivare al discorso un po' più propositivo, no? Però voglio ancora sottolineare, ecco, che in questa prospettiva nazionale culturale le persone che migrano sono appunto una eccezione. Rispetto a questa sovrapposizione tra popolo, sovranità, cittadinanza, nazione, le comunità sono altre dal punto di vista culturale, sostanzialmente, e quindi devono essere un oggetto speciale delle politiche.
Un grosso tema è se occorrono interventi specifici per le persone immigrate e per quelle che non lo sono. In certi casi è importante, in altri no, anzi. E poi di nuovo rispetto al welfare, perché questo welfare per chi è? Di chi è? Riguarda il noi inteso come popolo sovrano di una nazione ben definita? E io credo che questa diffusione assolutamente dominante di questo tipo di paradigma sia un elemento che spiega appunto le politiche, gli atteggiamenti e moltissime situazioni riguardo alla questione migratoria, anche senso comune riguardo alla questione migratoria. Quello che io invece voglio proporre rispetto a queste lenti è un modo di guardare al fenomeno che insiste su questi aspetti qua. Cioè, chi si sposta è vero che ha dei tratti culturali, ma non sono dei tratti culturali indelebili che sono un marchio per sempre. Chi si sposta fa un processo che riguarda questi elementi qua. E questi elementi qua sono fondamentali per la costituzione della stratificazione sociale. E quando parlo di spostarsi parlo anche delle migrazioni interne, degli spostamenti interni a un paese. Ritorno al tuo discorso sulla discrezionalità. Prendiamo questo punto, la competenza del navigare il sistema, specialmente in un contesto italiano con una grossa differenziazione tra scuole. La competenza che hanno le madri torinesi nel sapere che una certa scuola ha certe caratteristiche, ci sono certi insegnanti, una sezione è migliore dell'altra, forse è meglio non andare in questa sezione. Sono competenze che chi si muove non ha per un certo tempo quando arriva nel nuovo contesto. Ora è evidente che se queste competenze contano tanto, chi si sposta in quel contesto avrà dei problemi. Più di chi si sposta in un contesto dove navigare in questo modo discrezionale, informale, ad esempio la scuola, non è così importante. Se una scuola funziona senza grosse differenze tra quartieri, tra indirizzi, eccetera, chi si muove ha dei vantaggi. Chi invece si trova in una situazione di scuole profondamente differenziate e non sa navigare questo sistema avrà degli svantaggi. E allora lì il problema è su che cosa intervenire? Sulla differenza culturale del giovane marocchino che va male a scuola o sul sistema scolastico che non è configurato così pensando comunque agli immigrati. Gli effetti, tra l'altro, di questi processi sono lunghissimi. Quasi una decina di anni fa ormai, no, forse meno, avevamo fatto un lavoro nell'Alessandrino guardando la presenza nei primi anni degli istituti superiori di ragazzi che nati da genitori stranieri e avevamo indagato anche la presenza dei ragazzi e delle ragazze italiani rispetto alla regione di nascita dei nonni oltre che i genitori, ed era emerso con grandissima chiarezza una concentrazione dei ragazzini e delle ragazzine di origine straniera accanto ai ragazzini e alle ragazzine che avevano i nonni provenienti dal nord-est e dal sud Italia. Quindi innanzitutto gli effetti dello spostarsi sono lunghissimi e poi c'è questo elemento qua della stratificazione della disuguaglianza scolastica. Quindi
se il processo migratorio comporta queste questioni qua, trascurate, la questione è che anche il discorso sull'integrazione cambia. Non si tratta più tanto di integrarsi in Italia, ma piuttosto in quale parte del tessuto sociale ci si integra, in quale quartiere, in quale scuola si andrà. Questo determinerà le reti che le persone avranno, le esperienze che le persone avranno. Una società non è uniforme, ma profondamente stratificata, e si può essere perfettamente integrati in un quartiere dove esistono delle gang giovanili che scorrazzano, imperversano. Se si è parte di questa gang, si è integrati. Quindi in quale parte della società? E queste specificità migratorie incidono su questo. Qui è acceso però. Ditemi se, se sentite da casa. Francesco, sì, lui annuisce. Sì, io sento. Cioè sì. Non sentiamo le domande dal pubblico. Ma in questo momento la domanda era, da casa sentono? Sì, perfettamente. Ok. Posso proseguire? Quindi, da una parte le conseguenze dello spostarsi, dall'altra il tema del contesto. Il fatto che la questione dell'integrazione è sempre vista a prescindere dalle caratteristiche del contesto che possono favorire o meno i percorsi. Poi comunque si entra in un ambiente, si entra in un contesto. Il problema è in quale parte, in quale strato. Il declassamento sociale legato al percorso migratorio in Italia è una realtà, perché in Italia il contesto ha certe caratteristiche, per esempio un mercato del lavoro fortemente segmentato. Come dicevamo prima, ci sono delle disposizioni giuridiche che hanno certe caratteristiche, le regolarizzazioni periodiche, la difficoltà a entrare per motivi di lavoro, il tema della cittadinanza. In Italia prevale lo ius sanguinis ed è una disposizione giuridica molto significativa da questo punto di vista, perché per diventare cittadini italiani il percorso è molto più complesso che in altri paesi, tranne che se si ha una discendenza italiana che si può documentare, si ottiene la cittadinanza italiana senza aver abitato neppure un giorno in Italia. Sono delle disposizioni del 92 confermate dai decreti Salvini. Non a caso in questi giorni la propaganda elettorale, per esempio in Sud America, riguardo alle elezioni, è legata al difendere i diritti del sangue italiano. Quindi questo discorso nazional-culturale assume questi toni estremi anche nelle disposizioni sulla cittadinanza, che, ripeto, in Italia è fortemente sbilanciata sullo ius sanguinis. È evidente che chi arriva in un contesto sbilanciato sullo ius sanguinis, si troverà con un percorso di integrazione più difficile, con maggiori ostacoli, con tempi più lunghi, e così anche gli altri aspetti. Se poi ci aggiungiamo l'elemento che fu definito proprio qui a Torino, no? Dalla Zincone, il localismo dei diritti, per cui a seconda del comune, della città dove si va a vivere, possono essere molto diversi l'organizzazione dei servizi, ad esempio, altro che integrazione in Italia.
integrazione alla cultura italiana. Qui si tratta di una questione di ambienti, grazie, sei gentile, di ambienti e di contesti che hanno certe caratteristiche. Ed è su queste che occorre incidere per favorire dei processi appunto di inserimento. E sono trascurati questi aspetti qua dalle politiche. In generale vorrei fare una lamentela, e cioè che risultati di ricerca ormai di parecchi decenni, una ricerca che si è sempre più affinata, che è diventata anche molto attenta ai contesti locali, sono sostanzialmente non presi in considerazione dai decisori politici. E questo può essere uno dei motivi per cui si fanno delle scelte che sono inefficaci, addirittura controproducenti in certi momenti. Vorrei chiudere, prima di discutere questa, come dire, proposta di lettura che faccio del fenomeno, con una considerazione sui rifugiati, perché queste osservazioni che stiamo facendo non si riferiscono effettivamente, cioè si riferiscono a tutte le persone che si muovono, certo, e l'importanza del contesto evidentemente tocca tutti, anche chi non si è mosso, ma i rifugiati si trovano ad avere, non solo in Italia, uno svantaggio particolare. Come mai? Questa è una cosa che da tempo ci ha, ormai da 3-4 anni, ci ha sollecitato come gruppo di ricerca che ha lavorato anche con IRES, perché in Europa questo tema del refugee gap, cioè dello svantaggio che hanno le persone entrate attraverso il canale umanitario rispetto ad altre, è acquisito da molti anni. E pur con molta fatica, guardando i dati, e se volete poi commenteremo il problema dell'accesso ai dati sui rifugiati, anche in Italia si può constatare la stessa cosa. E quello che è interessante è che che lavori di ricerca molto più sedimentati in diversi paesi europei hanno ormai evidenziato con molta chiarezza che questo gap rimane anche al netto delle caratteristiche individuali e della situazione del mercato del lavoro. Quindi la domanda è: che cosa ha di specifico chi arriva attraverso il canale umanitario? Quali sono le specificità che favoriscono lo svantaggio, il refugee gap? Si è parlato del trauma subito durante il viaggio. E qui mi permetto una piccola provocazione, che c'è per moltissimi, ma si sottovaluta il trauma delle condizioni in cui per molto tempo vivono le persone una volta arrivate in Italia. Cioè, se è traumatico attraversare il Mediterraneo o comunque quel tratto di mare che unisce Tunisia a Lampedusa, è anche traumatico poi rimanere rinchiusi in un hotspot. Normalmente il discorso del trauma come elemento di svantaggio si ferma al trauma prima dell'ingresso nel paese. E, in realtà ci sembra di poter dire che ci sono delle due specificità che sono sottovalutate, per ora non prese in considerazione, direi anzi proprio che le politiche non le tengono in considerazione. Le politiche insistono molto sull'individuo, sul capitale umano negli interventi che vengono proposti, e che sono le reti dei rifugiati, che sono diverse dalle reti di chi migra per lavoro. Le reti dei rifugiati sono reti
spesso disperse in più paesi. Molto succede che le persone arrivino in un posto che non è il posto dove vorrebbero fermarsi, hanno i loro contatti e le loro conoscenze altrove, spesso sono reti che non sono reti adatte all'inserimento lavorativo. Questo è successo anche a migranti nei decenni precedenti, ma quello dei rifugiati è particolarmente significativa. E poi i rifugiati, dico in senso lato, richiedenti asilo e coloro che poi hanno la protezione, diversamente da altri immigrati, entrano in un sistema di accoglienza. Uno studente, per differenziare nel suo lavoro che stava facendo tra i rifugiati e gli altri immigrati, diceva che termine uso? Dico gli immigrati liberi, per indicare appunto che chi arriva col sistema di accoglienza entra nel sistema. Il fatto è appunto che non decide dove andare. La dispersione territoriale non è una strategia di inclusione, ma è una strategia per distribuire quello che è un peso per la maggior parte dei comuni e delle prefetture. Quindi la cosa è connessa alle reti. Se ho un cugino a Catania del Bangladesh che mi aspetta per aiutarlo nel suo negozio e io vengo mandato a Torino, questo creerà dei problemi a me e a mio cugino. E poi appunto il sistema di accoglienza. Noi conosciamo delle grandi eccellenze in Piemonte in termini di competenze degli operatori, di opportunità che vengono offerte in termini anche di formazione, di inserimento, ma sappiamo anche che ci sono delle situazioni totalmente disastrose. Le persone vengono inserite in un limbo in attesa di tempi spesso lunghi per accedere poi allo status o avere il diniego, lontano dalle proprie reti e in una situazione in cui l'inserimento lavorativo è complesso. Quindi il non tener conto di questi elementi, sono stati investiti tantissime decine di milioni di euro in Europa per l'inserimento dei rifugiati, ma a un esame attento dei progetti si vede l'insistenza, ripeto, sullo sviluppo del capitale umano, imparare la lingua, imparare, avere una formazione sull'individuo, non su questi elementi più sociali che hanno a che fare con le reti e con l'organizzazione del sistema di accoglienza. E questo ha degli effetti, per cui il refugee gap è una questione sociale molto, molto rilevante, perché sta continuando ed è per ora non ha soluzione. Attenzione anche a un altro elemento: il sistema di accoglienza è accoglienza, ma è anche controllo, per cui il movimento delle persone richiedenti asilo non è sul territorio un movimento libero come altre persone immigrate. È vero che è cruciale l'apprendimento della lingua e nel sistema di accoglienza c'è questa opportunità. Però tutte le persone che sono immigrate da fuori hanno avuto il problema della lingua. Ma l'apprendimento di una lingua in un ambiente di lavoro, quando c'è il famoso cugino che mi presenta al datore di lavoro, garantisce per me, mi insegna come comportarmi, cosa devo dire, cosa non devo dire e mi dà un accesso a questo, contribuisce anche ad apprendere la lingua. Il rifugiato che attraverso il sistema di accoglienza e un benevolo imprenditore che si impegna ad assumerlo, anche con tutti i disagi che questo comporta, perché se poi questa persona non avrà il titolo di soggiorno, non potrà più averlo assunto, eccetera, eccetera. Ma l'imprenditore che attraverso un lavoro paziente, minuzioso degli operatori, è disposto ad assumere il rifugiato,
probabilmente nel suo contesto lavorativo non ha altre persone straniere, o magari non ha della stessa nazionalità e della stessa lingua di questa persona, perché il mercato del lavoro segmentato è regolato da catene migratorie che si inseriscono in nicchie lavorative. Basta vedere il lavoro sul ponteggio in questi mesi a Torino. E quindi tutte queste questioni, come dire, che spostano l'attenzione dal discorso culturalista, da relazioni umane tra dei noi e dei loro differenziati in modo deterministico, al discorso delle disuguaglianze e delle condizioni sociali di inserimento, io penso che sia una modalità per affrontare anche quel grosso tema della frugalità che in un contesto di contrapposizioni nazionali proprio non ha spazio neppure per emergere, a mio avviso. Io mi fermerei qua, perché credo di avere caricato di questioni, e credo abbiamo ancora tempo per discutere. Dai. No, di nulla, anzi, voglio sentire i vostri commenti. Sentono. Ho verificato e si sentiva. Allora adesso c'è Norberto Patrignani, Francesco Valfre e mi pare, no, aspettate, loro sono visibili. Possiamo accendere allora anche, buonasera. Sereno Regis, va bene, Valfre, Norberto Patrignani, e poi c'era Elena Garneri in sala d'attesa, ma forse era tempo fa. No, Elena Garneri c'è. Ok, benissimo, per fortuna. Dove sono, scusami? Dove sono? Mi interessava sapere se a riguardo di quest'ultima fase che hai toccato, quando ti riferisci, adesso parlo in senso lato, al senso comune, quindi a tutte quelle specificità, no, che in noi, chi in un modo che nell'altro, chi più né meno, anche quasi sempre involontariamente, noi teniamo nei confronti di chi non è italiano, diciamo così. Ecco, volevo sapere se avete studiato, verificato dei parallelismi, similitudini con altri stati, perché tu sei riferita, immagino, al nostro sistema italiano, no? E già in Italia ci saranno notevoli differenze tra un catanese e un trentino, suppongo. Ma con altri paesi avete fatto qualche indagine? Sì, non direttamente, ma allora ti rispondo. Innanzitutto è vero, differenze tra un catanese e un trentino, ma la cosa interessante è che la costruzione del confine noi-loro cambia a seconda della situazione, per cui il catanese e il trentino si distinguono, noi catanesi, voi trentini, ma è possibile che si crei il confine noi italiani e loro stranieri, dove dentro noi italiani c'è il catanese e il trentino. Cioè, una delle questioni interessanti è quali sono i confini, i marcatori che vengono utilizzati per costruire i confini, no? Questa è una questione. E l'altra, su altri paesi sì, il nazionalculturalismo è diffuso, non soltanto in Italia. Forse meno accentuato in paesi di più antica immigrazione, però è diffuso. Pensa che i primi lavori famosissimi della scuola di Chicago sulle questioni migratorie avevano proprio
come quadro teorico di riferimento il fatto che l'integrazione passa attraverso l'assimilazione. L'assimilazione a cosa? Al essere americano. Questo accadeva negli anni 60. Poi la cosa interessante è che non fu tanto un discorso migratorio, ma un discorso di diritti sulle donne e sui gay, che polemizzò con questo discorso dicendo: ma quando voi parlate di essere americano, chi avete in mente? Molto probabilmente avete in mente il maschio bianco di origine anglosassone protestante. E chi non è? È questo il modello di assimilazione che avete in mente. La società americana è molto differenziata e stratificata. Quindi questo dibattito non è un fatto di oggi. Il problema è che è talmente utilizzabile questo schema, è così semplice che continua ad avere molto successo, poi magari più o meno intermittente, ma ce l'ha, soprattutto in termini di costruzione del nemico, efficacissimo. Se non devi presentare slide, io spegnerei. Sì, e io esco dalla condivisione allora. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Direi di sì. La mia faccia. Ecco. Sì. Io sono qua, non è che devo scappare adesso alle 7 se ci sono delle considerazioni ancora da fare. Perché poi possiamo chiudere in questi termini. A proposito di abbondanza e pluralità, alla fine poi è un discorso di risorse e di accesso alle risorse e di disuguaglianze. Posso fare dei parallelismi con altre situazioni, giusto per me? Scusa, adesso non vorrei dilungarmi troppo, però andiamo molto lontano. Partiamo da Darwin. Darwin nel suo viaggio intorno al mondo, nella parte finale, parla della schiavitù, perché ha un'esperienza in una fazenda in Brasile e vede come viene trattato uno schiavo. Era già stata abolita in Inghilterra la schiavitù, e Darwin a un certo punto nel suo saggio, Viaggio di una terrorista intorno al mondo, semplicemente pone il dubbio. Cioè dice: ma se la loro inferiorità non dipende dalla natura ma da noi, grande è la nostra colpa. Questa frase da sola salva Darwin rispetto a tutta una serie di altre situazioni, posizioni, perché dà luogo, il semplice porsi la domanda aiuta a, non dico trovare una soluzione, ma a capire il contesto. Considerate che pochi decenni prima che Darwin facesse i suoi studi, c'era stata, non mi ricordo in quale università americana, inglese, un seminario specifico per comprendere quali erano le cause dell'inferiorità degli esseri umani africani. E c'era chi diceva il sole, il calore, sono venute fuori di tutti i colori, cioè chiaro. Ecco, a me sembra appunto, come ha cercato di, credo, di esplicitare Maria, probabilmente senza voler rovesciare la domanda e le questioni a chi le ha davvero queste responsabilità di cui parlavamo prima, che è chiaro che dobbiamo farci dobbiamo fare delle riflessioni più ampie, più allargate. Il secondo parallelismo che volevo fare è quello con la crisi di pronto soccorso nella sanità, che è sotto gli occhi di tutti. C'è stato da poco un responsabile di un pronto soccorso in Piemonte che ha sfidato i candidati ad andare a vedere cosa succede in un pronto soccorso, dicendo che in realtà il pronto soccorso è il luogo in cui confluiscono tutti i problemi della società, non solo quelli sanitari, ma anche quelli sociosanitari.
E quindi è chiaro che l'intervento non può essere fatto soltanto sulla struttura del pronto soccorso, cioè tu non puoi potenziare le strutture, puoi moltiplicarle, puoi aumentare, perché poi c'è lo stress enorme di chi opera nel pronto soccorso, ma non sta lì il punto, cioè c'è un'emergenza e si interviene sull'emergenza, ma è chiaro che la risposta ci torna indietro, ci torna come società, ci torna su cosa intendiamo noi per quel secondo articolo della Costituzione e cosa vogliamo essere come paese. E questo io credo sia un po' il succo. Scusami se sembra, forse ho detto delle banalità e delle considerazioni, però questi parallelismi ci aiutano un po' a comprendere che non può esserci un unico luogo in cui agire quando i fenomeni sono così estremamente complessi e anche difficili comunque da definire, perché quello che hai fatto tu è stato, quel che abbiamo visto, è un tentativo di descrizione di un magma, e questo il punto. Quindi io ti ringrazio molto a nome del Centro Studi intanto. E vabbè, ulteriori spunti di riflessione. Se ci vuoi aggiungere qualcosa, no, tu non hai bisogno di questo per usare quello. No, non ho nulla da aggiungere, semplicemente che se dovessi sintetizzare in due parole il tentativo mio è quello di sottolineare il fatto come i discorsi sulle migrazioni e gli interventi il più delle volte sono disgiunti dal problema delle disuguaglianze sociali, e questo ha gli effetti che possiamo vedere anche da parte di chi benevolmente interviene. Sì, se posso... Norberto, scusati, ti annuncio... Ah no, non ti vedono più. Prego, però lo sentite? Sì, sì. Innanzitutto, forse ho la linea... Innanzitutto, grazie. Volevo solo aggiungere a questa cosa che appunto avete appena detto, in conclusione, che diciamo in buona fede c'è una affrontare questi temi trascura la complessità, no? E affrontare la complessità richiede concentrarsi sulle connessioni, sulle relazioni, sulle reti, come giustamente sottolineava lei. Invece concentrarsi sull'entità, sulla persona, no? Sul singolo, no? E questo è un limite che abbiamo tutti, anche chi in buona fede vuole affrontare problematiche di questo tipo. Il secondo aspetto è invece chi non è in buona fede, chi invece vuole trasformare i confini in frontiere, tagliare le relazioni e separare le entità, no? E quindi mi richiamo al primo incontro che abbiamo fatto sul linguaggio, o al secondo incontro dove le relazioni si allargano addirittura al mondo vegetale, al mondo animale, no? Cioè tutti i tentativi che vengono fatti in mala fede stavolta per separare sono basati sulla disuguaglianza, e la disuguaglianza per essere mantenuta richiede energia, e quando non basta più l'energia si ricorre alle armi. Si ricorre alla guerra. La guerra è la ineluttabile evoluzione dello sforzo per mantenere le disuguaglianze. Poi questa guerra può essere una guerra quotidiana nel Mediterraneo, dove muoiono le persone tutti i giorni, oppure una guerra emergenziale come quella della Russia-Ucraina. No? Però credo che questo, da quello che ha detto lei, ho trovato questo fil rouge, diciamo, con gli incontri precedenti. Questo volevo ringraziarla tantissimo. No, grazie di questo lavoro di connessione fra gli incontri, è estremamente efficace. Siete riusciti a sentire quello che è stato detto? Però sarebbe interessante che fosse Norberto. Sì, no, diceva... Norberto, che questo separare e questo mantenere disuguaglianze ha come suo strumento massimo poi la guerra e la violenza, dai confini alla frontiera, alla guerra
guerreggiata. Quindi rispetto agli altri incontri, la violenza del linguaggio, le relazioni tra umani e non umani, nel momento in cui le connessioni non vogliono più essere tali, ma si ha l'obiettivo invece di separare e di dividere, ecco allora anche le politiche nei confronti dei migranti sono espressione di questo. Ho interpretato correttamente? Sì, certo, dalla guerra guerreggiata a avremmo potuto parlare dei processi di esternalizzazione della Unione Europea, no? Nei confronti delle persone che si muovono, il fermare addirittura prima di arrivare in Unione Europea, anche per la falsa coscienza, quindi di non fare il lavoro sporco, è una modalità appunto di chiudere questo noi decisamente. Come peraltro molta campagna elettorale, anche se forse in modo meno efficace, adesso sta continuando a fare, senz'altro. C'è questa, grazie per queste connessioni trovate fra gli incontri, sì. Ci lasciamo in questo modo? Va bene allora. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata a voi che siete lontani. Grazie di tutto. Arrivederci, io vi sconnetto. Proprio al contrario di quello che stanno dicendo, no? Scusami, non mi ricordo dove è.